Sì, vabbè, la filosofia della musica, era lui. Ciao ragazzi, benvenuti anche questa sera nel video di Rivoluzione di Parole. Questa sera ci discostiamo un po' dagli argomenti precedenti, ma in realtà alla fine sono sempre quelli gli argomenti sulla musica, ritornano sempre. E andiamo a una domanda proprio alle origini delle origini delle origini. Cioè, come la pensavano i greci rispetto alla musica? Quindi si parla sempre di musica bella, musica buona, musica cattiva, musica di qualità, musica di basso livello, ma non si specifica mai a quale contesto sociale è riferito, a cosa serve quella musica. Cos'è cambiato dai tempi antichissimi alla visione che abbiamo oggi noi invece della musica? E io ho trovato molti spunti interessanti, spero che anche voi possa interessarvi questa cosa. Per questo vi invito subito ad iscrivervi qua sotto, no, da qualche parte lì, e attivare la campanella così che quando farò nuovi video potete averne la notifica, dopodiché magari ve li guardate con calma. Qua. Allora, la musica non è sempre stata espressione della soggettività umana. Ci sembra strano, noi uomini moderni sembra quasi scontato che la musica serve proprio per esprimere la soggettività umana, e non è però stato così. Agli albori della musica, questa aveva una funzione di conoscenza, quindi quasi scientifica. Tanto è vero che veniva studiata appunto insieme alla matematica, insieme all'astronomia. Il grande famoso Pitagora, autore di quella roba noiosissima che si studia alle medie, che ancora non ho capito, di cui non ho capito l'utilità. Tra le varie cose inutili come questa, ha fatto anche una cosa fighissima, cioè ha praticamente inventato l'idea de degli intervalli. Ora non so se ci siano le prove storiche che sia stato veramente lui. In ogni caso, insomma, nella scuola pitagorica si studia questa cosa, cioè hanno preso un bel tavolone, tirato una corda ad una certa lunghezza, che ovviamente suonata a vuoto crea un certo suono, una certa frequenza. Hanno capito che studiando i rapporti matematici di distanza e quindi di lunghezza della corda, questa corda praticamente, se bloccata al centro, quindi divisa in due, produce un suono di un'ottava superiore. E se invece viene premuta in un rapporto di 2/3, produce la quarta, e invece di 3/4 la quinta. Quindi studia questi rapporti matematici in base alla lunghezza della corda. In sostanza, le note musicali dovrebbero rappresentare il suono dei pianeti che girano, che ovviamente noi non possiamo sentire, però diciamo, addirittura fa appunto degli studi astronomici per verificare davvero se c'è una corrispondenza tra gli intervalli dei suoni e la distanza tra i pianeti. Sembra che scopra che obiettivamente ci sia questa corrispondenza. Non chiedetemi nulla su questo perché veramente non ho capito in che modo, in che senso, e non ho approfondito. Quindi, anzi, se tu ne sai qualcosa, scrivi sotto nei commenti, fatti sapere a tutti. Il punto di riferimento per la musica era il cosmo. Praticamente, essendo appunto la musica strutturalmente simile al cosmo, poteva portare l'uomo a questa perfezione, a questo equilibrio. Un po' la concezione della musica zen oggi, della musica new age, no? Che attraverso i suoni tu ritrovi l'equilibrio, ma rispetto non a qualcosa che è solo all'interno di te stesso, ma rispetto al tutto, all'universo, a Dio, insomma, poi metteteci un po' quello che volete. Quindi ecco, è molto interessante questa cosa. La prima funzione della musica per l'uomo è quindi quella conoscitiva. Conoscendo la musica si conosce il cosmo che rappresenta. Altro personaggio interessante è senz'altro Davone di Oa, che sappiamo che nel 444 a.C. venne esiliato, ostracizzato da Atene, mandato via. Accusato di aver probabilmente complottato con Pericle e di essere, tra virgolette, un falso musico, un falso maestro di musica, e in realtà utilizzare le arti della musica per ottenere degli obiettivi politici. Damone parla anche della funzione educativa della musica per i giovani, distinguendo appunto tra armonie utili al miglioramento della propria virtù e altre invece pericolose che possono disorientare o addirittura indurre a magari comportamenti eccessivi. Capì quindi che la musica poteva agire sulla collettività. Chiaramente queste accuse vengono mosse di solito da autori successivi.
E a me sinceramente risulta strano pensare che lui coscientemente abbia voluto utilizzare la musica per una finalità meramente politica. Probabilmente era un grande erudito, era una persona molto intelligente, molto colta, e quindi Pericle, o comunque diciamo la nobiltà ateniese, senz'altro lo teneva in parecchia considerazione. E insomma è interessante capire questa cosa, se fosse davvero così, cioè che lui coscientemente avesse voluto manipolare, plagiare la collettività per fini politici attraverso la musica, sarebbe stato veramente un genio, sarebbe stata una cosa assolutamente rivoluzionaria. Vi invito, se ne sapete di questo argomento, a scriverlo nei commenti, magari citare delle fonti, correggermi se sbaglio, perché chiaramente io ho una cultura molto sommaria su queste cose, quindi cerco un po' di informarmi, ma è molto facile che dica cose imprecisioni o addirittura magari anche cose sbagliate. Quindi se sbaglio correggetemi, se avete invece cose da aggiungere scrivetele. Allora, anche Platone dice che la musica è una specie di palestra dell'anima, quindi uno strumento per accordare l'anima, uno strumento per accrescere la propria virtù, ma fa una distinzione. È cosciente che la musica, appunto, da una parte, se ben indirizzata, può portare a un comportamento virtuoso, come abbiamo detto fin dall'inizio, quindi questo scopo educativo, etico. Dall'altra parte, però, appunto, può anche indurre in confusione o sollecitare magari istinti ritenuti pericolosi, soprattutto per i ragazzi in giovane età. Anche Platone è quindi convinto che ci siano, cioè che la musica non sia uno strumento da usare in modo indiscriminato, ma che vada studiato in un certo modo, solo alcune armonie, alcune scale melodiche siano appunto adatte alla formazione e all'educazione, mentre altre vadano evitate. Cosa buffa è che nel video precedente ironizzavo un po' sul fatto che noi della vecchia generazione cominciamo a guardarci indietro e vedere l'età dell'oro, no? Negli anni 60, 70, 80. E però anche uno come Platone, che non è sicuramente, non era l'ultimo arrivato nella sua epoca, aveva ancora questo pregiudizio. Anche lui era convinto che la musica del passato fosse quella vera, originaria, a cui riferirsi, mentre appunto la musica del suo tempo non valesse o valesse poco, fosse addirittura dannosa per la formazione dei giovani e dei cittadini. Qualche tempo dopo, Aristotele, che come tutti i grandi filosofi riprende in mano e rielabora il concetto di musica, si sofferma più che altro sulle varie funzioni che la musica ha per l'uomo. E qua vediamo appunto già un cambio di prospettiva da quello originario di Pitagora, in cui appunto la musica è espressione di qualcosa di esterno all'uomo, addirittura esterno alla Terra, quindi dei pianeti e del cosmo. In questo caso si vede un'attenzione maggiore per quello che è la funzione per l'uomo, e quindi elenca queste funzioni. Allora, la prima l'abbiamo detta diverse volte, la catarsi, quindi la purificazione attraverso questa specie di accordatura con l'universo. La musica rappresenta la struttura dell'universo, noi studiando la struttura della musica ci accordiamo con questa struttura universale. Grosso modo una cosa di questo tipo qua. E due, è appunto una funzione educativa. Se ben indirizzata la musica appunto nell'educazione soprattutto dei più giovani, può indurre appunto al coraggio, può indurre a certe virtù richieste dalla società greca dell'epoca. E quindi ecco, questi due aspetti sono sempre abbastanza presenti fin dall'inizio, diciamo, della riflessione dei greci appunto sulla musica. Aggiunge però l'elemento dell'ozio, cioè per la prima volta si comincia a considerare la musica anche semplicemente come un passatempo. Chiaramente probabilmente non la consideravano un passatempo proprio senza pensieri, come magari è per noi oggi, però senz'altro a considerare il fatto che le persone che potevano permettersi di stare in ozio, quindi che non dovevano lavorare per vivere, che potessero suonare semplicemente per diletto, e quindi per, diciamo, alleggerirsi l'anima, ma senza connessioni con, diciamo, l'aspetto matematico. C'è un bel passo avanti, e bisogna arrivare poi, infine, ad Aristosseno di Taranto, anche lui, grande personaggio che scrisse un sacco
di opere, mi sembra più di 450, molte di esse sulla musica, in cui appunto finalmente dichiara, diciamo, mette nero su bianco un'idea che probabilmente c'era già, ma che comunque per la prima volta viene fuori nella sua chiarezza, è quella che sostanzialmente i vari modi musicali, non esiste più l'idea che ce ne siano di buoni, ce ne siano di cattivi in assoluto, quindi rispetto a una matematica del cosmo, dell'universo, ma semplicemente che i vari modi, la differenza dei vari modi musicali dipende da fattori sociali, culturali, geografici e di altra natura. Quindi si comincia finalmente a considerare la possibilità di utilizzare, diciamo, tutti i suoni della musica per esprimere diversi sentimenti, diversi concetti in diversi contesti. Ci stiamo avvicinando alla un'idea più moderna, diciamo, della fruizione della musica. Va bene ragazzi, spero di non avervi annoiato, di non aver fatto troppa confusione, di non aver sovrapposto i concetti, gli autori, gli anni, i periodi e che ti sia piaciuto, ecco, tutto qui.